Buongiorno, sono Angelo Porreca, responsabile dell'unità operativa di urologia del Policlinico di Abano Terme. L'unità operativa di urologia da me diretta, sin dalla sua nascita nel giugno del 2010, si è occupata specificatamente di chirurgia mininvasiva e in particolare di chirurgia robotica. Attualmente, presso la nostra unità operativa, tutte le patologie oncologiche a carico della prostata e del rene vengono affrontate con approccio robotico, quindi laparoscopico robot assistito. La tecnologia robotica permette al chirurgo, magnificando l'immagine e aumentando le proprie capacità di tecnica chirurgica, sia di adattare alla malattia oncologica l'estensione del grado di dissezione, sia di ricostruire successivamente l'apparato genitale e urinario del paziente nella maniera più raffinata possibile. In particolare, presso il centro di chirurgia robotica di Abano è disponibile il robot Da Vinci SI, quindi l'ultima delle tecnologie nell'ambito dell'evoluzione della chirurgia robotica. Questo centro Full Robotic ha dedicato alla patologia prostatica particolare attenzione. Il paziente con patologia oncologica della prostata segue presso l'urologia di Abano un percorso dedicato che parte da un counseling preoperatorio, che arriva a un counseling medico e quindi successivamente all'intervento chirurgico e che verrà poi successivamente proseguito attraverso un counseling post-operatorio per quanto riguarda la riabilitazione della funzione sessuale. Tutti i pazienti affetti da patologia prostatica nel nostro centro vengono inoltre stadiati attraverso una sofisticata risonanza magnetica spettroscopica con diffusione e perfusione. E questo ci permette di conoscere prima con che tipo di malattia oncologica abbiamo a che fare. Per noi è molto importante questo approccio, perché se è vero e ormai riconosciuto che la chirurgia robotica permette al paziente con una malattia iniziale di avere un intervento molto risparmiativo e quindi di preservare tutte le strutture nervose peripostatiche e di avere un ottimo risultato dal punto di vista della funzione sessuale post-operatoria. Quello che invece è altrettanto importante sottolineare è che, conoscendo le caratteristiche oncologiche del paziente preoperatorio, anche la malattia prostatica che è localmente avanzata, adeguatamente stadiata preoperatoriamente e che necessita, per caratteristiche di grading e caratteristiche di stadiazione clinica, di un intervento più esteso, può godere di tutti i vantaggi della chirurgia robotica. Particolarmente importante è infatti affrontare in chirurgia robotica la malattia localmente avanzata. Molto importante è eseguire in chirurgia robotica le linfadenectomie estese. La chirurgia robotica offre un vantaggio in questo tipo di pazienti, la possibilità di accedere direttamente al retto e poter in questo modo stadiare la malattia e capire se la malattia è aggredibile chirurgicamente, la possibilità di accedere direttamente alle vescicole seminali, anche questo fa capire al chirurgo se la malattia è aggredibile chirurgicamente, e la possibilità di estendere la linfadenectomia per via transperitoneale fino a dove il chirurgo lo desidera, sono degli indubbi vantaggi nell'affrontare questo tipo di patologie. Presso il nostro centro, quindi, qualsiasi paziente con qualsiasi patologia prostatica viene affrontato in chirurgia robotica. A questo proposito, anche il paziente che è stato precedentemente operato, che ha subito quindi interventi sulla ghiandola prostatica, interventi di resezioni endoscopiche, di adenomectomia o altri tipi di interventi, gode di tutti i vantaggi della robotica, sia nell'asportazione della patologia prostatica, sia nella successiva ricostruzione. Anche il paziente che ha subito dei precedenti interventi addominali può essere affrontato in chirurgia robotica, perché attraverso la chirurgia laparoscopica sicuramente anche questo paziente potrà godere di tutti i vantaggi della fase ricostruttiva. Quello che nel nostro centro abbiamo cercato di portare a compimento è questo: se il paziente che ha una patologia meno complessa può
gode di vantaggi di una tecnologia così sofisticata e ben strutturata, anche il paziente che è più complesso, sia da un punto di vista della malattia prostatica che da un punto di vista delle proprie caratteristiche, godrà dei vantaggi di una tecnologia così sofisticata. Oltre al centro per la cura delle patologie prostatiche, altro fiore all'occhiello nell'ambito della chirurgia robotica presso il Policlinico di Abano è l'approccio retroperitoneoscopico alle neoplasie renali. Siamo il primo centro per casistica in questo aspetto. La retroperitoneoscopia, al contrario della laparoscopia tradizionale, transperitoneale, ha il vantaggio di accedere direttamente al rene senza attraversare la cavità addominale, sempre attraverso una camera e attraverso delle piccole incisioni. Questo vantaggio ovviamente è legato a una più rapida ripresa postoperatoria e soprattutto riduce nettamente i rischi di lesioni intestinali durante la chirurgia renale. La robotica nella retroperitoneoscopia amplifica i vantaggi della laparoscopia così come lo fa in ogni tecnica laparoscopica in chirurgia urologica. La chirurgia renale, le neoplasie renali, retroperitoneoscopica, robotica. L'ampia esperienza, una delle principali a livello europeo e comunque sicuramente la principale a livello italiano, ci ha permesso di comprendere come il robot, che ha degli indubbi vantaggi anche sulla chirurgia renale risparmiativa, in retroperitoneoscopia permetta al chirurgo di sfruttare questi vantaggi anche in spazi relativamente più piccoli, come quelli del retroperitoneo. Ad oggi, ogni paziente che è affetto da neoplasia renale, che coinvolge la faccia posteriore del rene, la convessità renale, il polo inferiore, tutte le zone più aggredibili da un punto di vista retroperitoneoscopico, con tutti i vantaggi di questa chirurgia, di questo approccio al rene, viene affrontato in chirurgia robotica retroperitoneoscopica presso il nostro centro. Ovviamente a questo associamo anche la classica chirurgia renale transperitoneale robotica per i pazienti che hanno questa indicazione. Quindi ancora una volta, in un centro che possiede tutte le possibilità della chirurgia mini-invasiva robotica, adattiamo al paziente il corretto intervento robotico. Ad oggi pensiamo che attraverso il robot qualsiasi tipo di paziente affetto da una patologia oncologica, urologica della prostata e del rene possa essere affrontato con i vantaggi che la chirurgia robotica dà in termini sia di qualità dell'approccio chirurgico sia di conseguenti vantaggi per la ripresa postoperatoria del paziente.